Ciao a tutti, buon pomeriggio. E finalmente è arrivato il pieno della stagione con le olive. Si comincia con le olive dolci, che sono queste, le più, vedete, le più mature, sono quelle che si usano per fare fritte. Queste qua soffritte. Queste invece, le verdi, verranno scelte, tutte le verdi, queste qua saranno scelte e messe in acqua, come si dice da noi, o meglio in salamoia, che sono quelle che poi si consumeranno durante tutto l'anno a venire e anche l'anno successivo. Se vengono fatte bene durano 3 anni tranquillamente. Questo è l'oro verde di Puglia. Quest'anno, grazie a Dio, abbiamo avuto un, rispetto all'anno scorso che la mosca ci ha decimato il raccolto, ce l'ha azzerato, quest'anno abbiamo avuto solo questo piccolo, solo qualche oliva mostra il segno della mosca. Il resto sono sanissime, le temperature molto alte ci hanno aiutato, hanno fatto in modo che la mosca non, le larve non diventassero vermi nell'olivo. C'è il gallo che canta, sempre in regime di inerbimento, cioè i campi non vengono più arati, solo così si può sopperire alla chimica, facendo in modo che il terreno si autonutrisca. E questo è il nostro oro verde di Puglia. Sono bellissime quest'anno, sono spettacolari. Si prospetta un raccolto d'olio, una raccolta di olive per l'olio ottima. Va bene. Da Bitritto e il mio campo biologico è tutto. Ci vediamo a breve con la preparazione poi delle olive. Ciao a tutti. Aspettando, buongiorno a tutti. Allora, aspettando che il pranzo sia pronto, io mi diletto separare le olive dolci, quelle più verdi che andranno tutte in salamoia, quelle più scure che sono quelle che si fanno fritte, che possono andarci anche loro in salamoia, maturano parecchio prima, però noi preferiamo consumare queste. E qui c'è un bel po' di lavoro da fare, ce n'è per tutto il pomeriggio, visto che il pomeriggio è grigio e piovoso, ne approfittiamo. Adesso vi faccio vedere, oltre alle olive, il materiale che utilizziamo per mettere in salamoia, che sono alloro, finocchietto selvatico e il mirto. Il mirto, dove me l'hanno messo il mirto? Vabbè, sta qua da qualche parte. Il mirto, tutto rigorosamente biologico, chilometro zero dalle nostre campagne. E quindi il programma di oggi è questo. Qua stanno gli altri a spurgare nell'acqua e qua stanno tutte quelle da scegliere. Beh, aspetto il pranzo e mi do da fare un poco. Ragazzi, vi auguro buon appetito e buona domenica. Ciao ciao. Allora, eccoci qua. Dopo aver fatto la selezione delle olive, dopo aver tolto quelle viola, quelle nere, si procede con il passaggio nei vasetti delle olive. Abbiamo fatto un'ulteriore scelta, abbiamo tolto le piccoline, quelle più piccole,
e le medie, abbiamo lasciato le grosse. E qua si sta procedendo al imbottigliamento o invasettamento. Stiamo mettendo le olive nei vasetti con alloro, mirto, la marted, e qui stanno preparando i pezzettini di finocchietto selvatico. C'è Adriana in, mi sta guardando. Ciao Adriana, ciao Michele. Allora, qua c'è tutto il materiale, abbiamo raccolto in campagna. Allora, una volta preparato il vasetto, si mette all'interno, noi ci mettiamo l'alloro, il mirto, finocchietto selvatico e anche il limone. Tutto rigorosamente biologico, assolutamente. Una volta preparati i vasetti, ci si mette la conza, o meglio la salamoia. Qui ci sono diverse scuole di pensiero. C'è chi butta un pione del sale, anzi gli mette l'acqua e poi il pione del sale. C'è chi la fa in un modo, chi la fa nell'altro. Noi lo facciamo così: facciamo bollire dell'acqua, gli mettiamo 10% di sale e poi, una volta che l'acqua è andata a ebollizione, spegniamo, facciamo raffreddare. Una volta raffreddata, vengono colmati i vasetti. Questi sono i vasetti pronti e colmi. Eccoli qua. Questi sono i primi, vedete qua si vede il limone. Dalle altre parti sta imboscato. Allora, c'è chi non condivide le ricette, noi le condividiamo con gli altri, perché queste sono tradizioni che bisogna tramandare assolutamente. E qui ci sono le nostre donnine che stanno preparando il tutto. Qui poi abbiamo un vecchiarello che sta preparando un'altra cosa, il diavolicchio, per fare il vin santo. In attesa l'olio santo, volevo dire, no, il vin santo, scusate, mi sono sbagliato. È sfuggito. Quindi questo è lo scarto delle olive, quelle più piccoline, quelle più così, che faremo tutte fritte, buonissime. E insomma, questo è il nostro prodotto. L'oro verde di Puglia, terra di Bari, assolutamente biologiche. Queste le terremo in salamoia almeno per 3 mesi. E per Natale saranno pronte. Però le abbiamo, stiamo ancora consumando quelle del 2015, che era un'altra annata strepitosa, e sono come se fossero appena state fatte, buonissime. Va bene, spero abbiate visto la ricetta, qualcuno voleva sapere come la faccio, la facciamo. E niente, vi auguro una buona domenica sera, ciao a tutti.